Allora, ciao, sono Max e come vedete oggi è giornata di spacchettamento. Sono felice come un bambino quando arriva il giorno di Natale perché oggi ho le scarpe nuove, mi sono appena arrivate e le spacchetto con voi. Ho comprato un nuovo paio di Brooks Glycerin 17. Allora, queste sono le vecchie, sempre modello 17, ci ho fatto 700 km. Ed era il momento di cambiarle. Io di solito più di 700-800 km, se non ci sono problemi sulla tomaia, ce li faccio, non le cambio prima. Queste cominciano ad essere parecchio scariche, se guardate la suola è parecchio consumata, si vede anche dove appoggio sull'esterno. E anche se la tomaia era ancora come quando l'ho comprata, perché sono rimaste veramente perfette nella parte superiore della scarpa. La scarpa comincia a essere scarica, quindi a non ammortizzare la maniera corretta quando corro. Io di solito a 600-700 km, che vedo che le scarpe non ne possono più, perché queste ormai non ne possono più, le vado a sostituire con una scarpa nuova. Ho preso il modello 17, verde, bellissime, veramente belle, non vedevo l'ora di averle perché queste mi piacciono veramente tanto, queste mi fanno felici. Solito modello, quindi conosco già la scarpa e la posso comprare online perché una volta che l'ho provata, il primo acquisto lo faccio in negozio di una scarpa nuova, quindi di un modello nuovo. Una volta che l'ho provata poi le compro online e risparmio qualche soldino. Regola d'oro per le scarpe, quella che utilizzo io. Le scarpe nuove non vogliono tanti chilometri, quindi non partirò subito a razzo con le scarpe nuove, ma cercherò di intervallare le scarpe nuove con quelle vecchie, di modo che prima che ci faccio tanti chilometri, magari dei lunghi da 15-20 km, la scarpa si sia adattata al mio piede e quindi a una calzata perfetta, sia in simbiosi con il mio piede, perché sennò il rischio è di avere vesciche e dolori. Quindi parto piano piano, 10 km. Faccio con queste, poi 10 km con questi, cerco di intervallarle finché poi abbandono la scarpa vecchia e continuo con quella nuova. E come avevo detto, scelgo sempre un numero superiore al mio che porto per le scarpe di tutti i giorni, quindi ho un 41, queste sono 42 e mi rimane un dito, un centimetrino sulla punta del piede per non arrivare con le dita a spingere sulla parte anteriore della scarpa e rischiare di avere le vesciche. Le scarpe sono veramente belle, sono contento come bambino, quindi non vedo l'ora di provarle. Adesso mi vado a cambiare e vado a fare una corsetta. Quindi, se vi piace il video, mettete qualche like, spolliciate, scampanellate come sempre e alla prossima. Ciao a tutti!